È tornata a trovarci. Chi? La ragazza dell'altro giorno. La contessina. Proprio lei. Ho pensato di soddisfare la vostra curiosità. O forse non volevate conoscermi. Siete un presuntuoso. Perché mai dovrebbe interessarmi conoscere un uomo come voi? Non lo so. Ma mi piacerebbe scoprirlo. Immagino sappiate chi sono. No. No. Non avete domandato di me? Tutti a San Paolo mi conoscono. Per alcuni sono una specie di diavolo. Per altri uno scapestrato che vive la sua vita. Voi potreste essere qualunque cosa, ma non certo il diavolo. E voi siete la donna più bella che abbia mai visto su questa spiaggia. Posso offrirvi un bicchiere di vino? Non bevo vino. Però potreste farmi compagnia. O forse è troppo audace per un povero disgraziato come me invitare una bella contessa. Non abbiate paura, non sono il demonio in persona. So come comportarmi con una dama. Non so davvero in che modo dirglielo. Se vuoi lo faccio io. Oh, no, no. Pensi che non ci siano possibilità che Andrea ritorni sulla sua decisione? Non sai quanto ho insistito, ma non c'è stato niente da fare. Anch'io sono addolorata quanto te, cugina, ma purtroppo la realtà è questa. Se credi, puoi dire a Beatrice da parte mia che non deve preoccuparsi, che mi impegnerò a cercarle un buon partito. È una ragazza incantevole, non sarà difficile. E va bene. Però ti prego, Sofia, non diciamole niente di Anna. Lasciamo almeno passare qualche giorno. Il fatto è che ho promesso ad Andrea di chiedere la sua mano. No. Se devo essere sincero, io preferisco l'acquavite o il rum. Il vino è per palati molto più raffinati, esigenti. Alla vostra salute, contessa. E così voi siete una delle figlie della signora Caterina d'Altomonte. Come vi chiamate? Mi chiamo Anna. E voi? È un bel nome. Ha un suono molto dolce. Qui mi chiamano tutti Juan del Diablo. E invece qual è il vostro vero nome? Io non ho un nome. Com'è possibile? Non ho avuto un padre che potesse darmelo tutto qui. Sono semplicemente Juan. La gente, diciamo, mi ha dato un soprannome che mi piace molto. Ma voi dovete sapere qualcosa della vostra famiglia. Le mie origini non sono interessanti. È meglio parlare di voi. E così siete appena arrivata dalla capitale? Vi ho trascorso la maggior parte della mia vita in casa di una zia. Ma adesso sono tornata. Non siete sposata, a quanto vedo. Ma immagino che abbiate un fidanzato. No. Vi piace il mare? Sta cominciando a piacermi.
Potete venire a fare un giro sulla mia barca quando volete. Avete una barca? Sì. Vostra sorella è più grande o più piccola di voi? Più grande. E presto si sposerà. E dopo il suo matrimonio toccherà a voi trovare marito. Sì, è così. Me ne vado. Vi accompagno. No, non è necessario. Non vi preoccupate. Per un breve tratto, niente di più. So molto bene che sarebbe sconveniente farvi vedere in mia compagnia. No, non lo dicevo per questo. Sì, che è per questo. Ma io non sono un tipo suscettibile. Dopo di voi. Madre, madre, perché non mi avete detto che andavate a trovare la madrina? Vi avrei accompagnata. Ditemi, che cosa vi ha detto? Come sta Andrea? Quando verrà? Presto. Non vi sentite bene? È che mi sono un po' affaticata. Oggi fa molto caldo. Vado un istante in camera mia e dopo ti racconto tutto. Dove sei stata? Sono stata sulla spiaggia. Credevo che il mare non ti piacesse. Ho scoperto dei luoghi molto affascinanti. E la mamma? È appena arrivata. È andata a trovare la mia madrina che è tornata da Città del Messico. Allora hai avuto notizie di Andrea? Sì, sì, dovrebbe far rientro molto presto. E sei contenta? Certo. A proposito, io volevo chiederti scusa per l'altra notte. E perché? Per il mio atteggiamento. Il problema è che non sono abituata a parlare di certe cose. Tu hai vissuto in un ambiente molto più aperto, meno provinciale. Mentre qui io sono stata con la mamma e le amiche che sono come me. E l'educazione che ho avuto dalle suore. Non solo provo vergogna a parlare di certe cose, ma non riesco neanche a pensarle. Sì, capisco. Sei una ragazza timida. Ah, siete qui? Sì. Madre, mi hanno preparato il bagno? Sì, cara, puoi andare quando vuoi. Allora vado a rinfrescarmi. Sono piena di sabbia. Con permesso. Di cosa stavate parlando? Niente di importante. È accaduto qualcosa, madre? Siediti. Che cosa è successo? Vedi, devi capire che quando la tua madrina e io abbiamo parlato di una promessa di matrimonio fra te e Andrea, lui aveva appena 8 anni. Sia io che Sofia avevamo agito in buona fede e in seguito, dandolo per scontato, nessuno aveva più menzionato l'argomento. E ora che lui è tornato, quando Sofia gli ha detto che era tempo di preparare il matrimonio, ecco, Andrea si è mostrato molto sorpreso. E non vuole? Sostiene che non lo sapeva. Intendo dire, non si ricordava più del fidanzamento. Quindi, date le circostanze, non ritiene sia il caso di dare inizio ai preparativi per le nozze? Forse vuole aspettare un po' di tempo. Può darsi. Voglio la verità, madre.
Andrea non riconosce il fidanzamento e non intende diventare mio marito. Che cosa possiamo fare, bambina mia? Non mi vuole. Perché, madre? Perché? Non lo so. Non so cosa dirti, piccola mia. Anche la tua madrina è molto addolorata. Per tutti questi anni mi avete fatto credere che ci saremmo sposati. Mi avete insegnato ad amarlo. A pensare che sarebbe diventato mio marito. Perché siete stati tanto crudeli con me? Noi non credevamo di farti del male. Che cosa farò adesso? Tutti si prenderanno gioco di me. Rideranno alle mie spalle. No, non parlare così, no. Tu non hai nessuna colpa di quello che è accaduto e nemmeno Andrea. Lui non sapeva di essere fidanzato con te. Qui tutti ti vogliono bene, nessuno si burlerà di te. Allora proveranno compassione ed è anche peggio. Oh, no. Non è giusto. Non avreste dovuto illudermi in questo modo. Per tutta la vita non ho fatto altro che pensare a lui. Perché siete state tanto crudeli? Perché, Dio mio? Perché? E Beatrice? Non si sente bene. Sarà l'emozione per l'arrivo di Andrea. Madre, che progetti avete per me? Devo rassegnarmi a rimanere zitella oppure devo prendere il velo? Abbi un po' di pazienza. Sono sicura che la situazione cambierà. E perché dovrebbe? Passerò la vita sepolta in questo paese senza avere neanche amicizie decenti con cui passare il tempo. Noi facciamo sempre merenda con la cioccolata. Va bene anche per te o preferisci qualcos'altro? Per me è uguale. Tua zia Sofia mi ha detto che forse c'era una persona interessata a chiederti in matrimonio. Un anziano vedovo. O qualche scapolo che nessuno ha mai voluto sposare. Comunque, se devo mitigare le mie pretese poiché non posseggo una dote, preferisco sposare un marinaio, giovane e forte. Per favore, smettila. Non dire certe sciocchezze. I tuoi commenti mi sembrano davvero di pessimo gusto e... Oh, scusami. Improvvisamente non mi sento bene. Scusami, scusami. Madre. Perché mi hai mandato questo castigo, Dio mio? Non è giusto. Per tutti questi anni mi sono sentita la donna più fortunata della terra. Pensavo solo a lui. Sognavo solo a lui. Anna aveva ragione. Anch'io avevo immaginato cose proibite. Lo avevo desiderato con tutte le mie forze. E adesso? Che cosa farò? Devo fuggire da questo paese. Come potrò affrontare le mie amiche e tutte le persone che sapevano del mio fidanzamento? Che penseranno? Che sono stata rifiutata, disprezzata. No, Signore, no. Vergine Santa, aiutami. Aiutami a sopportare questa vergogna. Dimmi che cosa devo fare. Dimmelo, ti prego. Carmen, vieni qui. Parlami di quando è il diavolo. Scusate, perché volete sapere di quell'uomo? Solo per curiosità. È nato qui a San Paolo. Beh, questo non lo so, perché io sono originaria di un paese dell'interno. Non ho amici in questo posto.
Però giù al porto lo conoscono tutti. Ed è vero che possiede una barca? Sì, è vero. E il Satan? Chi ve lo ha detto? Satan. Bel nome per una barca. E dimmi, ha una donna? Ah, è più giusto dire delle donne. Tutte le ragazze del paese sono pazze di lui. E si dice che abbia conquistato anche alcune signore dell'alta società. Dici davvero? Presento l'avvocato Golino. Molto piacere, capitano. Edoardo vi ha già spiegato di che si tratta? Sì. Bene. L'avvocato Golino è molto amico del capo della guarnigione militare. E ci assicura che lasceranno passare la merce. Stavo appunto dicendo al vostro amico che sarebbe meglio far passare il carico alle prime luci dell'alba, quando c'è meno vigilanza. Siete già d'accordo con il vostro amico per il prezzo? Per lui va bene, ma devo essere sincero. Quello che mi date mi sembra poco. Posso darvi un 5% in più. Ma solo quando la merce sarà giunta sulla mia barca. Vengo subito. Va bene, Juan. Solo in quel momento, accettate? Per caso non vi fidate di me? Quando tutta la merce sarà nella stiva del Satan, riceverete la vostra paga. Questi sono i patti. Faremo a modo vostro, capitano. Siamo d'accordo, allora. Ma non dimenticate la cosa più importante. Non c'è perdono per colui che mi tradisce. Non c'era bisogno che me lo rammentaste. Vi conosciamo tutti. Ho avvisato la signora Leardi. Scenderà subito. Grazie. C'è nessuno in casa? Scusatemi. Prego. Ma no, voi siete. Se il vostro pudore si sente offeso, vi accontento subito. Allora, così va meglio? Veramente non vi siete coperto molto. Non mi dite che non avete mai visto un uomo con pochi vestiti addosso? Beh, sì. Braccianti, contadini, gente del popolo, ma mai un gentiluomo. E chi vi ha detto che io sono un gentiluomo? Posso comportarmi come se lo fossi, ma non lo sono. Comunque non vi preoccupate. Giammai vi mancherò di rispetto. Se non sarete voi a volerlo. Beatrice, figlia mia. Ah, come state? Bene, molto bene. Che piacere vederti qui. Siediti, per favore. Grazie. E Anna? Sta bene. Sono venuta per parlare della decisione di Andrea di rompere il fidanzamento. Mi rendo conto che per te deve essere stato... un gran sollievo. Un sollievo? Sì.
Vedete, il fatto è che... naturalmente ero disposta a mantenere la mia promessa, però... però adesso che Andrea ha cambiato parere... mi sento davvero sollevata. Da tempo mi sono resa conto che la mia vera vocazione non è il matrimonio. Voglio dedicarmi a servire il Signore. Vorresti dire che stai pensando di entrare in convento? Sì. Ho deciso di prendere il velo.